Ben a tutti voi, gentili amici, a questa puntata di Chiesa ed Europa che apriamo parlando della COMECE, ovvero la Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, che con Caritas Europa, in occasione della terza giornata mondiale dei poveri, ha lanciato una iniziativa con una serie di videomessaggi volta a sollecitare le istituzioni europee ad intervenire perché rafforzino le politiche sociali per combattere le cause strutturali della povertà. In occasione della terza giornata mondiale dei poveri celebrata domenica 17 novembre, Comece e Caritas Europa hanno esortato le istituzioni europee e gli Stati membri a rafforzare le politiche sociali per combattere le cause strutturali della povertà, promuovendo uno sviluppo umano integrale e ponendo fine alla povertà nell'Unione. La sollecitazione è arrivata anche attraverso una campagna composta da quattro video con il segretario generale della Comece, Barrios Prieto, e Maria Niman di Caritas Europa. Secondo recenti statistiche, un quinto della popolazione dell'Unione Europea vive in condizioni di povertà o ne è a rischio. Sono disoccupazione e condizioni economiche e lavorative sfavorevoli, soprattutto tra i giovani, a colpire milioni di famiglie alle quali viene legata una giusta ed equa retribuzione che consentirebbe loro di vivere dignitosamente. Seguendo la linea indicata da Papa Francesco, Comecia e Caritas Europa hanno invitato le istituzioni europee a destinare almeno il 30% del Fondo Sociale Europeo all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà, sviluppando una strategia per il 2030 che prevede un piano di azione e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile convertendo i principi del pilastro europeo dei diritti sociali in politiche e azioni concrete. Come già sottolineato nella dichiarazione sul futuro del lavoro pubblicata nel novembre dello scorso anno dalla Commissione Affari Sociali della Comece, Unione Europea e Stati membri sono chiamati a promuovere condizioni di lavoro dignitose e stabili, mentre a lungo termine è necessario rivedere il modello sociale europeo adattando la protezione sociale alle nuove realtà dell'economia digitale. È inaccettabile che le nostre società, dichiarano Comece e Caritas Europa, non sostengano adeguatamente i minori, il gruppo più a rischio e o povertà in Europa. Per porre fine a questo circolo vizioso e garantire così un futuro a tutti i minori dell'Unione, Comece e Caritas Europa accolgono l'idea di sviluppare una garanzia europea per i bambini, come proposto da Ursula von der Leyen, Presidente eletta dalla Commissione europea, ed incoraggiano le istituzioni ad adottare questo futuro strumento delle adeguate risorse finanziarie. Infine nella campagna video, Comecia e Caritas incoraggiano i responsabili politici a rafforzare il dialogo sociale e civile in Europa e ad ascoltare sinceramente le persone che vivono in povertà per dare forma ad una società più giusta, inclusiva e centrata sulla persona. L'Arcidiocesi del Lussemburgo, con il Cardinale Jean-Claude Riche, hanno accolto otto porfughi coaitiani e siriani, tra questi quattro bambini, provenienti dai campi di Lesbo. Alle loro esigenze provvederà la Chiesa Cattolica del Gran Ducato Europeo. Ad abbracciarle è stato lo stesso Porporato, presidente tra l'altro della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, che nel maggio scorso aveva preso parte alla missione a Lesbo dell'Elemosignore Apostolico, il Cardinale. Con Rad Krajevski. Nel corso di quella missione era stato proprio l'arcivescovo del Lussemburgo ad affiancare il cardinale nell'esortare i paesi europei ad una solidarietà concreta e ad una carità attiva. Quando le persone soffrono e perdono la speranza, aveva detto eh, Erlich in una intervista a Vatican News, la gente di buona volontà deve reagire. Sono trascorsi sei mesi da allora e l'auspicio del cardinale Erlich si è trasformato in un primo impegno concreto. A Firenze si è concluso il terzo forum di etica eh, civile che dopo due giorni di riflessione ha prodotto un documento, un vero e proprio patto tra generazioni che in un punto si rivolge anche all'Europa. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Riggio che è il caporedattore della rivista Aggiornamenti Sociali, rivista che è, tra i promotori, è stata tra i promotori di questo appuntamento. Questo documento nasce dal lavoro che è stato fatto, dal confronto tra i gruppi, da quelle che sono... Uh, le cose che riconosciamo come importanti, di cui bisogna prendersi cura in questo momento nel nostro Paese, uh, da riscoprire quella che è la dimensione del vivere insieme, dalla dimensione della sostenibilità, dell'attenzione a come si dialoga tra di noi al rilievo della formazione, dell'educazione, della politica. Non è un elenco di ricette, non è un, un programma politico, è come un orizzonte nel quale noi riconosciamo che certi elementi sono imprescindibili per poter avere una buona qualità del legame sociale, della vita per tutti, per tutti. Questo è il senso di questo patto. E la sottoscrizione del patto vuol dire che si crede a questa visione e ci si impegna per poterlo realizzare e portare avanti. Un patto che è disponibile online sul sito del, eh, del forum e si può sottoscrivere anche a, in questi giorni. Si può sottoscrivere, eh, infatti è sempre possibile farlo. Quest'anno accanto al patto abbiamo, grazie al lavoro fatto al forum, anche individuato alcune azioni concrete che sono nella linea di questo patto, che sono ispirate anche a questo tipo di proposta e che proponiamo come possibili impegni, in modo tale che non si resti soltanto sul piano dell'affermazione ideale, ma che poi si possa anche nella pratica, nella concretezza fare dei passi avanti. Uno dei punti di questo documento è indirizzato all'Europa. Perché ragionando di quella che è la rivalità italiana non potevamo non prendere in considerazione quello che è anche l'ambito europeo e soprattutto quando noi abbiamo iniziato a ragionare di democrazia, di politica, di vita civile, il riferimento europeo si è imposto immediatamente convinti i sostenitori di questa che è la scelta europea e nello stesso tempo anche consapevoli che questa scelta richiede un impegno perché non sia vissuta passivamente, perché non diventi soltanto un'adesione pro forma o, secondo come viene utilizzata da parte di alcuni, un capro espiatorio su cui scaricare tutte le responsabilità. Ma perché possa quindi funzionare davvero la nostra adesione e presenza a livello dell'Unione Europea, la scelta è quella di un impegno a far portare alcune istanze a livello europeo, istanze che sono volte sulla dimensione della sostenibilità, della costruzione della pace, di un eh, ritorno all'attenzione a quelli che sono i valori dell'eguaglianza e di una redistribuzione delle risorse. Trent'anni fa, era il 20 di novembre del 1989, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Sarebbe stata poi ratificata il 27 di maggio del 91 con la legge 176. Eh, così, pochi giorni dopo la caduta del muro di Berlino, iniziava anche a sgretolarsi un muro di omertà sui destini dei giovanissimi. In questi 30 anni la Convenzione è divenuta eh, il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche. In tutto sono 196 nel mondo. Nell'Aula del Parlamento europeo sono stati celebrati questi 30 anni. Si celebra un pilastro universale che sancisce come tutti i diritti siano importanti e indispensabili per il pieno sviluppo delle persone. Così il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aprendo la seduta dell'emiciclo a Bruxelles, nella giornata della quale sono stati celebrati i 30 anni dall'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza all'ONU. Dopo decenni di lotte e di pazienza, donne. E uomini di contesti diversi sono finalmente riusciti a cambiare molta mentalità corrente, a superare le tradizioni, a introdurre nuove regole per garantire che i minori non siano mai più considerati proprietà dei genitori o del mondo degli adulti o di qualsiasi altra autorità, bensì esseri umani. Con propri diritti da rispettare e da proteggere. Di fronte alla Regina del Belgio, agli eurodeputati, ai rappresentanti delle organizzazioni mondiali che lavorano con e per i bambini, è stato ricordato come, nonostante l'ampia ratificazione raggiunta nel mondo da questo documento, ancora oggi muoiono più di 6 milioni di bambini all'anno. La maggior parte di questi ha meno di 5 anni e muore per cause evitabili. Secondo una stima ha detto Sassoli, se non si interverrà rapidamente entro il 2030, saranno più di 55 milioni i bambini con meno di 5 anni a perdere la vita, la metà di questi neonati. Dati inconcepibili, ai quali si aggiungono i 152 milioni ai quali viene negata un'infanzia lavorando nei campi, nelle miniere, nei laboratori, a quei bambini cui viene negata un'istruzione oppure subiscono le peggiori forme di sfruttamento come la schiavitù, la prostituzione, l'arruolamento in guerra. La Convenzione pone gli Stati di fronte ad un impegno. La Convenzione costituisce infine una tabella di marcia politica per gli Stati che ratificandola si impegnano ad attuare i relativi obblighi e accettano di essere soggetti al controllo e alla valutazione pubblica. Sassoli ha quindi anche parlato di quello che potranno e dovranno fare le istituzioni europee su questo delicatissimo tema e di cogliere pertanto un'occasione. Cogliamo l'opportunità che ci viene offerta dalla nuova legislatura europea per elaborare insieme proposte concrete e definire obiettivi chiari per i prossimi cinque anni. Il Parlamento sta peraltro lavorando a una nuova risoluzione. Che sarà votata la prossima settimana e che potrà quindi fare tesoro anche delle vostre discussioni. E a Bruxelles si è concluso il Consiglio per gli Affari Generali in preparazione al prossimo Consiglio europeo che si terrà in dicembre e che avrà al centro del dibattito il tema dello European Green Deal. Ascoltiamo le parole del ministro per gli Affari Europei e del governo italiano, Vincenzo Amendola, dopo la riunione del Consiglio per gli Affari Generali. Progetto che vuole mettere l'Unione Europea all'avanguardia della transizione ecologica, di un nuovo assetto della produzione che sia sostenibile, è una grande occasione per conquistare leadership a livello globale e per essere competitivi in un quadro di grande cambiamento. È una grande occasione per la Commissione che presenterà proprio l'11 dicembre una comunicazione sullo sviluppo sostenibile, che sta preparando un pacchetto anche per quanto riguarda il prossimo bilancio di investimenti pubblici e privati finalizzati all'European Green Deal e che vuole raggiungere, come sappiamo, la neutralità climatica per il 2050. È una grande occasione anche per l'Italia. Come sapete il CIP ha cambiato nome. La settimana scorsa abbiamo avuto un comitato interministeriale e partiranno questa settimana i tavoli di coordinamento tra i ministeri per lavorare sul Green Deal, che sono progetti tra pubblico e privato di grande trasformazione dal punto di vista dell'impatto produttivo, sostenibile e che rappresentano, come ho detto, per l'Europa e per l'Italia una grande possibilità. Punto appena discusso anche sull'allargamento come richiesto dall'Italia perché riputiamo che l'errore fatto di non aprire i negoziati con Albania e Nord Macedonia debba essere continuamente discusso da qui fino a marzo che sarà durante la presidenza croata sarà un modo per continuare a fare un lavoro per quanto riguarda l'allargamento e continuare su questa strada che ha un impatto per l'Italia e per l'Europa davvero decisivo. E sempre in tema di eh, tutela dell'ambiente, di Green Deal per quanto riguarda l'Unione Europea, vi proponiamo ora un breve spot realizzato dalle istituzioni europee per sensibilizzare alla cooperazione al fine di risolvere il problema della dispersione delle materie plastiche. una delle soluzioni un problema che risolvere Nei giorni scorsi, le commissioni parlamentari hanno ascoltato, sottoponendoli a una lunga serie di domande. Eh, I commissari designati di tre paesi, Ungheria, Romania e Francia, eh, i temi trattati in queste occasioni sono stati quelli del vicinato, dell'allargamento, dei trasporti e del mercato interno. Per quanto riguarda il commissario designato per il vicinato, l'ungherese Oliver Vareli, eh, al termine dell'audizione i coordinatori della commissione hanno chiesto di porre altre domande in forma scritta. Con il portafoglio dei trasporti invece è stata ascoltata Adina Ioana Valean, rumena, che è stata ascoltata dalla Commissione Trasporti e Turismo, mentre il francese Thierry Breton, al quale è stato proposto il portafoglio del mercato interno, è stato ascoltato e interpellato dai componenti delle commissioni mercato e quella dell'industria. Entrambi questi ultimi due commissari hanno superato con successo l'audizione parlamentare. Ora il voto del Parlamento che servirà per decidere se la Commissione nel suo insieme sarà accettata o rifiutata ed è in programma alla fine del mese di novembre. Parliamo adesso di relazioni internazionali e la loro rilevanza nell'ordine del sistema liberale è stato al centro di un convegno ospitato dall'Università Cattolica a Milano. Qual è lo scenario attuale, quelle che possono essere le ipotesi per il futuro? Ne abbiamo parlato eh, con il professor Parsi, direttore del Centro Studi Aseri nonché docente di relazioni internazionali. La situazione oggi è questa sostanzialmente, che siamo passati da quello che era quello che definirei il triangolo liberale, che era basato su tre angoli, su tre corners, diciamo. Uh, un mercato internazionale aperto per controllare la sovranità, la sovranità degli Stati per controllare il mercato internazionale aperto e delle istituzioni internazionali per consentire e favorire la reciproca collaborazione di queste due forze, che è stata la realtà dell'ordine liberale internazionale fino agli anni 70, grosso modo. Progressivamente siamo passati a quello che è definita molto bene dal cosiddetto trilema di Roderick, in cui abbiamo la globalizzazione, la democrazia e la sovranità, con quello che Roderick ci dice che però non possiamo avere contemporaneamente. Per cui assunto che il fine ultimo ormai è diventata il mantenimento dei mercati globali aperti, o con questo abbiamo la sovranità o con questo abbiamo la democrazia, ma non tutte e due. Questa è la situazione attuale. Per uscire da questa situazione è indispensabile ridurre di un certo grado l'apertura internazionale dei mercati, soprattutto quelli finanziari, per evitare che molti pochi operatori siano in grado di condizionare negativamente la vita di così tante altre persone nel mondo. È possibile? Sì, è possibile perché in realtà, mi avviso, se ci ricordiamo che nel sistema globale internazionale abbiamo due tipi di capitalismi, un capitalismo di Stato, pensi alla Cina, pensi alla, ai paesi del Golfo, in cui sostanzialmente i diritti di proprietà possono essere tutelati solo attraverso la fusione tra il mercato e lo Stato e sostanzialmente dalla lealtà nei confronti dei regitori politici. E' un altro tipo di capitalismo che è il capitalismo di mercato, quello occidentale, in cui una, la proprietà privata è divisa dall'assoluta separazione tra Stato e mercato e quindi dallo scudo della legge, dalla protezione della legge. Ecco, se riflettiamo su questo, la protezione della legge perché è così efficace? È efficace perché è sostenuta dal consenso del maggior numero. Questa è la novità introdotta nel Novecento con la democratizzazione degli stati liberali, perché la protezione della, della legge alla proprietà privata c'era anche negli stati liberali predemocratici dell'Ottocento e c'era sempre il rischio di rivoluzioni, su movimenti, di grande instabilità, oltre che enorme povertà. Il Novecento ha fatto finire contemporaneamente la povertà da un lato all'interno delle nostre società e ha protetto meglio la proprietà. Tornare a una democrazia che funziona quindi è nell'interesse tanto di chi ha poco quanto di chi ha tanto e quelli che hanno tanto dovrebbero ricordarsi che hanno massimamente bisogno di quell'enorme quantità di persone che poco hanno ma molto contano per la difesa anche dei loro interessi. Siamo a rischio di un ritorno al passato in questo. Siamo già tornati al passato per alcuni aspetti, perché abbiamo un capitalismo che ha riprodotto la piaga dei lavoratori poveri, quella denunciata da Marx ed Engels nel 1840, quindi 1948. E quindi è fondamentale non tornare indietro verso un capitalismo ottocentesco o novecentesco, ma andare avanti verso un capitalismo decente, un capitalismo decente per il XXI secolo una decisione che aiuta a costruire fiducia nel dialogo tra Russia e Ucraina. Con queste parole il presidente francese Macron ha commentato la notizia secondo la quale la Russia ha restituito alcune navi ucraine che erano state sequestrate lo scorso anno. È un segnale di distensione tra i due paesi in conflitto dal 2014 con l'annessione della Crimea alla Russia e l'occupazione russa del Donbass. Il gesto arriva mentre sono in corso i preparativi del summit speciale che si terrà 9 dicembre prossimo e che vedrà la partecipazione di Russia, Ucraina, Francia e Germania e sarà incentrato sul tentativo di dare il via a un corso di pace per il conflitto tra Russia e Ucraina nella regione proprio del Donbass. Passiamo adesso ad un altro argomento. Ci occupiamo di start-up e di quelle che sono le opportunità offerte dalla Commissione europea anche per il prossimo anno. Ne abbiamo parlato con Massimo Gaudina, che è il rappresentante per il nord Italia della Commissione Europea. Parliamo di sostegno alle start e alle piccole e medie imprese per tutto il prossimo anno, così come previsto da Horizon 2020, la Commissione ha pubblicato la versione aggiornata del work program legato al progetto pilota dell'Ensed European Innovation Council. Di che cosa si tratta? Si tratta di un programma che vuole stimolare soprattutto le piccole e medie imprese in tutto quello che riguarda l'innovazione, innovazione che significa anche start up, significa accesso ai finanziamenti, significa coaching, significa anche mettere in rete le migliori Esperienze, quindi un raggruppamento anche di tante, tanti programmi già preesistenti. Con uno scopo quale? Lo scopo di far crescere questo tessuto che è fondamentale nell'economia italiana ed europea, che è quello delle piccole e medie imprese e dei tanti talenti che hanno idee, hanno creatività, vorrebbero mettere in pratica queste idee, ma spesso non trovano le opportunità di finanziamento o l'accesso al credito. All'interno di questo progetto, qual è il principale strumento di, di supporto all'innovazione? Si tratta in primo luogo di uno strumento di, di finanziamento, di finanziamento ma anche di networking e di mettere in rete, come dicevamo, le, le migliori pratiche. Che cosa offre lo SME Instrument e a chi è rivolto e come si articola? Questa è una delle parti di questo European Innovation Council che è stata ribattezzata appunto in questo, in questo modo. Eh, ci sono tante opportunità di finanziamento, per esempio fino a 50.000 euro per studi di fattibilità su innovazioni aziendali oppure sovvenzioni che possono variare dai 500.000 euro fino a 2 milioni e mezzo per sviluppare e testare esempi di innovazione aziendale o ancora accesso a finanziamenti equity fino a 15 milioni di euro per ogni società, coaching aziendale gratuito e accesso a una vasta gamma di altri servizi di accelerazione aziendale, quindi un pacchetto complessivo che... È incentrato molto sui finanziamenti ma che prevede anche qualcosa di più. Ecco come si accede a queste opportunità? C'è un, un sito che è quello della Commissione europea, in, in particolare quello del programma Horizon eh, 2020 che è il programma all'interno del quale si situano tutti questi strumenti per le piccole e, e medie imprese. C'è anche un punto di contatto eh, italiano specifico per questo programma che è l'APRE, Agenzia per la ricerca europea, che ha un sito a sua volta. A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino il Parlamento europeo ha celebrato la ricorrenza con la presenza dell'Europarlamento, di tutti i rappresentanti delle istituzioni europee, il Presidente dell'Euroassemblea dell e anche il Presidente del Parlamento tedesco Schobel. Il Presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli e il Presidente del Bundestag tedesco Wolfgang Schauble hanno commemorato la caduta del muro di Berlino avvenuta il 9 novembre del 1989. Di fronte all'Europarlamento Sassoli ha reso omaggio a quanti furono i promotori di quell'evento straordinario. Finalmente il muro cadeva sotto la spinta di migliaia di donne e di uomini, ansiosi di riconquistare la propria libertà, la propria dignità dopo anni di oppressione e di privazione dei propri diritti fondamentali. Voglio ricordare che il successo di quella notte fu il frutto della determinazione di milioni di cittadini europei dell'Est che pacificamente, senza alcuna violenza, ma solo attraverso la forza delle proprie ragioni furono in grado di liberarsi del gioco cui per decenni erano stati sottoposti e anche al coraggio di quei cittadini europei che oggi desidero rendere omaggio. Nostro, Tuttavia, da eh, parte del Presidente dell'Europarlamento, vale anche un avvertimento. La democrazia europea, i valori e i principi su cui essa si basa purtroppo non sono irreversibili. Per questo è necessario l'impegno e la determinazione di tutti noi a loro difesa. Si tratta di una lotta che dobbiamo condurre tutti i giorni, senza sosta. Wolfgang Schauble ha dichiarato che senza l'unificazione europea, senza il desiderio degli europei di crescere insieme ad est e ad ovest, non ci sarebbe l'unità tedesca. I tedeschi, ha aggiunto, non dimenticheranno mai la fiducia che ha reso possibile la riunificazione, nonostante le ferite che la seconda guerra mondiale scatenata dalla Germania aveva lasciato sul continente. Schiavo ha poi avvertito che i valori e la libertà europei non si diffondono senza opposizione, aggiungendo che l'ordine internazionale è basato sulle regole sotto pressione. La verità non conta più e l'egoismo nazionale prevale. Tuttavia, ha aggiunto, le questioni più urgenti, alimentazione mondiale, migrazione, cambiamenti climatici e sicurezza, possono essere risolte solo a livello globale. Dobbiamo superare meschinità, egoismo e paura. È tutto per quanto riguarda questo nostro spazio settimanale di Chiesa ed Europa. Grazie gentili amici per averci seguito e ci vediamo la prossima settimana.